Una grande partecipazione della comunità per un gesto di solidarietà e sono veramente felice. La risposta è stata anche inaspettata forse, veramente una bellissima comunità, la mia lo voglio sottolineare, sono stati in tanti a partecipare a questa iniziativa, a donare. È soddisfatto Attilio Fiorillo, presidente di Vibo Marina CEI, l'associazione che ha organizzato questa nuova iniziativa che ha coniugato divertimento e solidarietà, momenti di gioia per i bambini e volontariato. L'appuntamento si è distinto per una forte e numerosa partecipazione. In tanti hanno aderito al tema che era quello di offrire un momento di svago dedicato ai più piccoli con ingresso e raccolta libera da parte dei cittadini di derrate alimentari e vestiti nuovi confezionati da consegnare direttamente alla Croce Rossa e alla Caritas di Vibo Marina sotto la guida del parroco Monsignor Vincenzo Varone. Questa iniziativa vuole trasmettere anche un concetto importante che è quello appunto della donazione sicuramente, ma anche quello di sottolineare l'importanza di fare comunità, l'importanza di donare, quindi insieme donare, insieme doniamo, questo era lo slogan questa volta, facciamo un gesto concreto ma insieme, perché è importante sottolineare che insieme probabilmente possiamo migliorare il nostro paese. Lo possiamo probabilmente non ritornare a quello splendore di una volta, ma anche perché forse lo possiamo anche cambiare ancora meglio di quello che era una volta. A volte sento dai nostri miei concittadini quel paese di una volta, che i miei tempi sono cambiati, io dico. Quindi noi possiamo sicuramente contribuire tutto, azionandoci, attivandoci, a migliorare quello che è il nostro contesto territoriale e cercando di immaginarcelo, migliorandolo, e solo noi, forse, dentro il nostro cuore possiamo capire come possiamo fare. Ecco, un messaggio lo lancio a tutta la comunità che oggi è stata veramente grandiosa, splendida. Attiviamoci di più, ce la possiamo fare. Presente il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo dopo la presentazione dell'evento e tanti bambini si sono divertiti grazie all'impegno dei numerosi volontari che gratuitamente hanno offerto la loro partecipazione per far giocare e divertire soprattutto i più piccoli. La bella novità di questo appuntamento è legato al fatto che l'iniziativa di Vibo Marina CEI questa volta hanno aderito anche i Club Service Lions e Rotary di Vibo Valentia che hanno offerto il loro contributo concreto. L'importanza di questa iniziativa è legata al fatto che i Club Service si sono messi a disposizione. Beh, ancora una volta abbiamo dimostrato il vero significato e la vera essenza di far parte, io come presidente ma tutti i miei soci, di un club service come il Lions, cioè quello veramente di essere attenti ai bisogni del territorio, perché credo che un club come il nostro, come anche quello del Rotary, che in questo momento siamo insieme, non è scontato il fatto di stare insieme. La sinergia è una cosa voluta, conquistata e empatica. Ed è un segnale importante su questo territorio e credo che appartenga al nostro DNA come al DNA del Rotary, e quindi oggi devo dire la verità, sono particolarmente felice non solo per essere presente come presidente Lions e rappresentare il mio club, ma soprattutto per essere presente in un bisogno del territorio, un bisogno del territorio che in questo momento è quello di Vibo Marina ma può essere ovunque, e noi siamo sempre presenti al richiamo dei bisogni in qualsiasi momento. Noi siamo assolutamente consapevoli del fatto che stando insieme possiamo donare e fare molto di più che essendo da soli, quindi ben venga questa forza, questa unione, questa comunione di intenti che noi abbiamo manifestato stasera ma che abbiamo fatto anche nostra in precedenza con altre iniziative, e posso anche dire iniziative che stiamo anche programmando per i tempi futuri, sempre all'insegna dell'inclusione, della vicinanza e della vera essenza del significato del service e del servire, proprio come dire impatto sul territorio per chi ha bisogno di una carezza in più.